Con il solo voto favorevole della maggioranza e il voto contrario delle opposizioni passa a tarda notte il bilancio di previsione della Regione Abruzzo per le annualità 2022-2024 e la legge di stabilità. Critiche le opposizioni PD e Movimento 5 Stelle. Sono passati anche alcuni emendamenti. Una corsa contro il Covid più che contro il tempo. Così la Regione ha approvato dopo le 24 il bilancio di previsione da 5 miliardi al termine di un percorso davvero a ostacoli contrassegnato dalla scure del coronavirus. Il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri. Colleghi, il Consiglio regionale è molto faticoso ma molto fruttuoso, è terminato. Io ringrazio i colleghi di opposizione che hanno permesso con serietà che in un solo giorno si facesse la finanziaria della Regione Abruzzo come si deve. Ringrazio i colleghi di maggioranza che con il loro lavoro hanno permesso di migliorare la finanziaria. Ringrazio il Presidente Marsiglio per la consueta pazienza. Ringrazio l'Assessore Liris, i suoi funzionari, il Dottor Bernardini e il Dottor Giannangeli. Auguro ai miei colleghi che sono in quarantena di uscire presto e a tutti voi e agli abruzzesi buon anno. Tra tante chiacchiere, la Regione Abruzzo ha la sua finanziaria, è una regione in equilibrio, ci sono tanti investimenti, ci sono 49 milioni di meno a disposizione, ma non ci sono tasse aumentate. Sara Marcozzi del Movimento 5 Stelle. Quest'anno in qualità di vicepresidente ho avuto il compito di presiedere la prima commissione bilancio e l'ho fatto col massimo senso di responsabilità, di rispetto delle istituzioni e di lealtà verso l'Abruzzo. Questo però non può sollevarmi dal rilevare le criticità che il bilancio presentato dalla Giunta Marsiglio reca in sé. A questo bilancio manca un documento essenziale, quale il piano di rientro dal deficit di oltre 360 milioni di euro, una lacuna gravissima evidenziata anche dai revisori dei conti. Carente anche la programmazione, non è stata ancora riorganizzata la rete ospedaliera, non è stato presentato il piano sociale, non ci sono fondi sufficienti per l'edilizia popolare e nemmeno vediamo risorse sulla Film Commission. Noi abbiamo lavorato per arrivare all'approvazione del miglior bilancio possibile, intervenendo con tutti gli strumenti a nostra disposizione sul testo inizialmente presentato. Lo abbiamo fatto ottenendo fondi per interventi concreti sul territorio in tema di cultura, sicurezza stradale, sociale e anche l'approvazione di un mio emendamento per destinare 100.000 euro alla non più rinviabile ristrutturazione del Supercinema di Chieti. Silvio Paolucci, opposizione critica nei confronti di questo bilancio perché? Ma intanto perché è illegittimo, il parere dei revisori ha demolito il bilancio di previsione esattamente sulle questioni che noi abbiamo sottolineato in questi giorni, è illegittimo perché manca il piano di rientro. Inoltre lo stesso Presidente del Consiglio e gli uffici della Presidenza hanno cassato 26 articoli su 37 e poi tagli, disavanzo in sanità, mobilità passiva, addio al taglio delle tasse che era la principale promessa del governo Marsiglio, di questa giunta lenta, e taglia ai fondi europei, al trasporto, al cofinanziamento dei fondi, al diritto allo studio, al sociale. Davvero bocciati e non soltanto da noi. Il bilancio è stato licenziato tardissimo, i revisori lo hanno avuto molto in là, lo hanno anche sottolineato e purtroppo ci si è messo anche il Covid di mezzo.